Ieri a Modena è stato proclamato beato Rolando Rivi, eroico testimone del Vangelo. Il 7 gennaio del 1931 nasce Rolando Rivi. A 11 anni, nell'ottobre del 1942, Rolando entrò nel seminario di Marola e vestì per la prima volta l'abito talare, che non lascerà più sino al martirio. Cioè Dio sceglie i piccoli perché appaia chiaro che tutto ciò che essi dicono e fanno è opera sua. Rolando, nel clima di odio contro i sacerdoti diffusosi in quel periodo, finisce nel mirino di un gruppo di partigiani. Il suo vestire la talare non era solo il rispetto di una regola, ma era l'espressione di un'identità. Tanti altri seminaristi in quel periodo, in cui c'era una minaccia nei confronti dei sacerdoti e dei seminaristi, l'avevano tolta. Venerdì 13 aprile. Verso le 3 del pomeriggio, Rolando viene trascinato per una decina di metri tra gli alberi e fatto inginocchiare davanti ad una fossa malamente scavata. Due colpi, uno al cuore ed uno alla testa. Qual è il bene più grande che noi possiamo incontrare, se non una persona, un amico come Rolando, che con tutto se stesso, con la propria esistenza, ci indicano qual è la strada verso la verità e il bene, qual è la strada verso la pienezza della nostra esistenza.